Ciao a tutti, oggi sono qua per parlarvi degli anime in uscita quest'autunno. Me lo avete richiesto in tantissimi questo video, visto che avevo già fatto precedentemente video in uscita per l'estate, la primavera e l'inverno, insomma per ogni stagione, e quindi niente, sono molto contenta di potervi raccontare un po' gli anime che molto probabilmente seguirò quest'autunno. Non vi citerò tutti gli anime che usciranno in questa stagione, ma trovate sul blog un articolo in cui ci sono quasi tutte le uscite del periodo, quindi se siete curiosi trovate il link nelle schede qua sotto in descrizione. Ci sono infatti tantissimi anime, seguiti, molte cose che mi interessano poco, che non seguo. Ho cercato di selezionare le cose per me più interessanti e i seguiti di serie che seguo effettivamente. Direi di partire con un anime uscito il 2 di ottobre, ovvero Jingai's Wife. Questo anime è tratto dall'omonimo manga ed è una storia scolastica, sovrannaturale, commedia. La storia segue le vicende di un normalissimo studente delle superiori. Tutto cambia però quando gli verrà detto che si dovrà sposare con una creatura non umana. Sono davvero curiosa perché ho visto giusto qualche immagine sul web e i disegni mi incuriosiscono particolarmente, soprattutto la creatura che sembra una specie, non dico di blob, però sembra così tenero e faccioccoso, non lo so. Ci darò un'occhiata perché voglio saperne di più. Non ce la farò mai a pronunciare il titolo del prossimo anime, quindi perdonatemi. Si tratta di The Most Huggable Man Has Treated Me. Anche in questo caso anime tratto dal manga, in uscita il 5 di ottobre. La storia parla di un attore che è stato nominato per 5 anni di fila come l'uomo più desiderato, ma al sesto anno si trova a perdere di fronte a un novellino. Nonostante questo si dimostri molto ostile nei confronti dell'ultimo arrivato, questo invece è sempre molto gentile. Commette però un errore perché si fa beccare ubriaco dal concorrente, che ovviamente cercherà di ricattarlo. Per mantenere il segreto gli chiede di fare l'amore con lui. Devo essere sincera, ho guardato pochissimi anime yaoi, in genere preferisco i manga, però in questo caso la storia mi sembra simpatica. Quindi vorrei veramente dargli un'opportunità perché le premesse sono abbastanza interessanti. Parlando poi di concorsi, mi aspetto anche un magari approfondimento sul mondo dello spettacolo, qualche riflessione sulla superficialità, il confronto fra come si appare e come si è veramente. Non lo so, magari mi faccio troppi film, però mi incuriosirebbe. Altra storia che devo assolutamente recuperare, se non riuscirò a guardare l'anime in qualche modo devo avere il manga, e Bloom Into You, altro anime tratto dal manga Shoujo Ai, genere di cui non ho letto credo nulla e quindi vorrei veramente sopperire a questa mia mancanza. Yu ama tantissimo i manga shoujo e da sempre sogna di ricevere una delle classiche dichiarazioni che vediamo spesso in questi fumetti. Quando finalmente un ragazzo le si dichiara, però il suo cuore non batte così forte come le protagoniste dei suoi fumetti. La ragazza è quindi confusa e non sa cosa rispondere a questo ragazzo, quindi prende tempo. Il tempo passa e Yu assiste ad un'altra dichiarazione d'amore, questa volta rivolta a una ragazza più grande di lei. Rimane molto colpita dalla maturità con cui questa ragazza rifiuta il pretendente e le chiede quindi aiuto per poter rispondere al ragazzo che le si è dichiarato. A questo punto però è la senpai a dichiararsi a Yu. Cosa risponderà? Come vi dicevo, non ho mai letto uno shoujo ai, né tantomeno visto un anime di questo genere, quindi mi piacerebbe tantissimo. Inoltre ho visto qualche clip e i disegni mi sembrano adorabili e sono veramente curiosa di vedere come verrà sviluppata la storia. Sempre il 5 ottobre è in uscita Le bizzarre avventure di Jojo Vento Aureo. Anche in questo caso si tratta di un anime tratto dal manga, è un anime d'azione, combattimento, ci sono tante lotte, insomma vi avevo già parlato in passato di Jojo. Non credo che guarderò questa nuova serie perché non è tanto il mio genere. Tutt'altra storia invece per So Many Colors in the Future, What a Wonderful World. Di nuovo, perdonate il mio inglese orribile, abbiate pietà. In questo caso si tratta di un'opera originale ed è questo che mi incuriosisce della storia, oltre a qualche clip che ho visto in giro che mi ha incuriosita parecchio. I disegni e le animazioni mi piacciono e si tratta di una storia un po' fantasy. La storia si svolge a Nagasaki in un mondo in cui esiste ancora
ancora la magia, ne è rimasta una piccola quantità nella vita di tutti i giorni. La protagonista, Itomi, discende da una famiglia di maghi ed è cresciuta senza provare veramente le emozioni. Per questo motivo sua nonna decide di rimandarla indietro nel tempo fino al 2018. E qui Itomi conoscerà un ragazzo. Probabilmente questo anime si rivelerà molto simile a tanti altri del genere scolastico, commedia, ma c'è questo pizzico di magia che mi intriga perché non si tratterà, secondo me, di una storia, viste le premesse più che altro, totalmente magica o totalmente normale, tra virgolette. Sarà un po' e un po', quindi non so, mi incuriosisce. Anche perché si tratta di una storia originale, quindi non è tratto da manga, light novel, e quindi è tutto da scoprire. Una storia invece tratta da una light novel è Goblin Slayer, di cui, se non sbaglio, ho visto uscire ultimamente anche il manga qua in Italia. Ve lo cito perché si tratta di una storia fantasy, anche in questo caso ricca di azione. So che ad alcuni di voi piacciono molto questi anime. Il 6 di ottobre uscirà invece Sword Art Online Alicization. Mamma mia. Come sapete, Sword Art Online è un anime tratto dalle light novel, di cui poi hanno fatto in seguito anche dei manga, e questa nuova serie vede per protagonista ancora una volta Kirito, che si risveglia in una foresta, in un luogo che non riconosce e dove incontra un ragazzo mai visto prima, ma che sembra invece conoscerlo. Dovrebbe essere uno di quei personaggi creati automaticamente dal videogioco, dai computer, ma ha una complessità che va ben oltre, che quindi sembra a tutti gli effetti umano. Mentre Kirito aiuta questo ragazzo a ritrovare la madre, ha dei flashback che riguardano in particolare il suo passato e una ragazza, Alice. O molto probabilmente Alice. Sinceramente non credo che guarderò questo anime, nonostante mi piaccia tantissimo Sword Art Online. Le ultime cose che ho visto di questo anime mi sono sembrate molto ripetitive. Non lo so, ho sempre paura di rimanere delusa, perché in realtà Gangale Online non mi era piaciuto per niente, quindi da lì in poi faccio fatica ad approcciarmi a questo anime. Ho paura di rovinarmi i ricordi legati alla prima serie che mi era piaciuta tanto. Io comunque continuo a seguire quello che esce di Sword Art Online, ma ho paura effettivamente a guardarlo. Un'altra storia originale che uscirà l'8 di ottobre è I'm Glad I Could Keep Running, una storia di vita quotidiana composta da 4 episodi. Mi incuriosisce questa storia perché ha a che fare con gli anime e con il doppiaggio in particolare. Infatti il protagonista viene accompagnato da un amico ad un evento in cui partecipano anche i doppiatori. Rimane affascinato da questo mondo, in particolare anche da una ragazza che fa la doppiatrice, o meglio che sta studiando doppiaggio, e ne rimane così intrigato che decide anche lui di lanciarsi in questa carriera. Non credo di aver mai letto nulla che riguardasse il doppiaggio e è bello secondo me vedere un anime che parla di anime. Mi aspetto quindi di ritrovare un po' il retroscena degli anime, in particolare del doppiaggio, che secondo me è decisivo in tantissime serie, non soltanto animate, quindi non vedo l'ora di guardarlo. Infine, l'ultimo anime che voglio citarvi, ve lo cito perché sono un po' incuriosita, non so bene se lo guarderò, ma il concetto che c'è dietro è interessante. Uscirà il 18 ottobre ed è Ingress, un anime tratto da un'applicazione. Si tratta di una storia crime, mystery, che riguarda la fantascienza. Vede per protagonista Makoto, che da sempre ha una sorta di potere molto particolare. Infatti toccando gli oggetti riesce a rivedere il loro passato. Nasconde questo suo potere e lavora come agente segreto. Si trova a indagare sull'esplosione di un laboratorio e mentre indaga, per l'appunto, riesce a leggere la memoria dell'anello dell'unica sopravvissuta all'incidente. Quello che scoprirà lo vedrà poi coinvolto in una cospirazione, perché infatti in questo laboratorio si stava lavorando ad una sostanza misteriosa, l'XM. Non ho tante informazioni su questa serie, però il fatto che sia stato ispirato da un'applicazione è molto particolare secondo me. Poi ho un po' il pallino io per i laboratori, gli esperimenti. Trattandosi di una serie anche crime, non potevo che citarvelo. Sono molto affascinata da questo mondo, spero in qualche modo di recuperarlo perché mi intriga. Fatemi ovviamente sapere qua sotto nei commenti cosa state attendendo. Ah, momento, stavo per dimenticarmi una cosa
fondamentale. Questo mese uscirà il seguito di Tokyo Ghoul. Mi fa un sacco ridere questa cosa perché non so se lo guarderò, perché mi piacerebbe recuperare prima il manga. Ve ne avevo già parlato in un video, gli ultimi anime che ho visto, lo trovate linkato nelle schede qua sotto in descrizione. E la mia opinione su Tokyo Ghoul è cambiata da così a così praticamente, quindi devo ancora capire se sono interessata veramente a proseguire l'anime o meno, però solo una pazza non l'avrebbe citato. Detto questo, di nuovo, spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere nei commenti che cosa guarderete voi quest'autunno, sono molto curiosa di leggervi, e niente, io vi saluto e ci vediamo alla prossima, ciao!